La cerimonia degli Oscar si è conclusa in tarda notte e possono dirsi estremamente contenti e soddisfatti i due colleghi di set, Matthew McConaughey e Jared Leto, che hanno vinto rispettivamente l'ambita statuetta come miglior attore protagonista e miglior attore non protagonista per Dallas Buyers Club. Il terzo Oscar dell'attesissimo film diretto da Jean-Marc Vallée è stato assegnato anche a Audrita Lee e Robin Matthews per aver realizzato il miglior trucco del 2014. I due protagonisti della storia omosessuale ambientata negli anni Ottanta hanno dovuto subire molte trasformazioni per esigenze di copione, non hanno potuto prendere il sole e sono stati sottoposti a dieta ferrea, ma è anche grazie al make-up eccezionale che sono risultati verosimili di fronte alle telecamere. A svelare il trucco dietro il colorito di McConaughey ci ha pensato la truccatrice Robin Matthews, rivelando di aver usato uno spray abbronzante per il divo di Hollywood. È stata un'idea di Matthew e non c'è stato bisogno di farlo ingrassare nuovamente, ma solo di farlo apparire più in salute. È tutta farina del suo sacco. I due attori dovevano trasformarsi a seconda delle diverse fasi dell'AIDS, quindi in un primo momento bisognava accentuare il pallore della loro pelle, in un altro invece c'era la necessità di farli sembrare più sani. Per questo McConaughey ha pensato allo spray. Bello, impegnato nel sociale e anche creativo con rossetti e fondotinta, l'attore di Dallas Buyers Club si merita l'Oscar anche per miglior uomo multitasking.